sono Ernesto Burgo, sono coordinatore del comitato scientifico ISDE Italia, cioè International Society of Doctors for Environment, quindi medici che si occupano di ambiente, è un coordinamento che è in 35 paesi e mi occupo essenzialmente dei danni sulla salute umana legata a vari tipi di inquinamento, quindi inquinamento chimico, ci occupiamo anche in parte almeno di quelli che possono essere i danni da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, da pesticidi, da tutto ciò che è più o meno l'inquinamento ambientale. Questo coordinamento è nato come coordinamento di ricerca, ma si occupa anche ormai da alcuni anni di quello che sono i problemi sul territorio italiano e più in generale di quello che sono i danni da inquinamento. In questo caso e in questi giorni ovviamente ci arrivano molte richieste per quanto concerne il problema dell'inquinamento radioattivo in Giappone e delle possibilità che questo si estenda anche al resto del pianeta. Allora, io su questa tematica, che è una tematica estremamente da un lato delicata e complessa e anche difficile da affrontare, visto che i dati ufficiali, quelli ufficiosi e quelli che noi cerchiamo in qualche modo di ricavare da tutto ciò che c'è di ufficiale e di ufficioso sono discordanti tra di loro, perché è chiaro che quando avviene un incidente di queste dimensioni, qualsiasi autorità politica, ma anche tutto sommato le autorità che devono controllare per quanto concerne la protezione radiobiologica nel mondo, danno delle informazioni che non è detto che siano le più veritiere, perché sono ispirate ad altro tipo di problematiche, essenzialmente non allarmare e non creare quindi danni, per esempio economici, per esempio allarmi sociali, eccetera. Allora, che cosa realmente sia successo in Giappone noi attualmente non lo possiamo sapere sul piano dell'ufficialità, lo possiamo intuire. Sicuramente i danni alla centrale sono stati notevoli, è probabile che non ci sia stata una fusione completa per quanto concerne i reattori, ma è anche sicuro che c'è stata una notevole dispersione di radiazioni ionizzanti per vari motivi. Il primo è perché le esplosioni che sono state legate probabilmente ad un aumento della pressione legato alla dispersione di alcuni gas, tra cui l'idrogeno, ha determinato già di per sé una dispersione di radiazioni ionizzanti, ma anche nella fase immediatamente successiva, che è quello dello spegnimento, al momento in cui si cerca di raffreddare questi impianti, perché il rischio è quello della fusione, si buttano dentro, come in questo caso, tonnellate di acqua marina che danneggiano le strutture oltretutto, si crea una nube di radioisotopi e di altri elementi radioattivi che si estende essenzialmente non solo nella zona immediatamente vicina alla centrale, provocando, come tutti sappiamo, l'evacuazione di circa, si dice finora, 200-250.000 abitanti, ma anche, a secondo del regime dei venti, un progressivo spostarsi di questa nube radioattiva. I dati che sono trapelati sono frammentari, incerti e diversi finora. È sicuro, perché è ufficiale, che c'è stata la liberazione di alcuni radioisotopi, di alcuni, quelli più leggeri, che sono lo iodio 131 e il cesio 137. Su questi bisogna riflettere, perché questo è già avvenuto sicuramente, che poi si siano anche dispersi radioisotopi più pesanti e per certi versi anche più pericolosi, lo zirconio, il plutonio, questo ancora non lo possiamo dire, speriamo di no, lo vedremo nei prossimi giorni o mesi, semmai lo sapremo fino in fondo, perché ancora perfino su Chernobyl ci sono incertezze dopo 25 anni. Allora, quando escono iodio radioattivo e cesio 137, la riflessione primaria è questa: lo iodio essenzialmente ha come sua caratteristica un'emivita breve. Quindi cosa significa? Significa che rimane nell'aria, nell'acqua, nelle catene alimentari per una decina di giorni,
e tutto sommato può dare soprattutto danni anche gravi alla tiroide. Essenzialmente quello che è successo a Chernobyl sono un aumento notevolissimo di tumori della tiroide, soprattutto nei bambini, il carcinoma tiroideo, non solo in Ucraina e in Bielorussia, ma anche in zone più distanti dalla centrale. Perché la tiroide capta preferenzialmente questo iodio e quindi lo iodio 131, essendo radioattivo, determina questo tipo di patologie. Ma come dicevo, sono effetti relativamente a breve termine. Quello che invece è il discorso degli altri radionuclidi, in particolare del cesio 137, è che sono radioisotopi che rimangono per decenni, hanno un'emivita di 30-40 anni nelle catene alimentari. Questo significa un rischio enorme, perché anche su Chernobyl la gran parte dei dati epidemiologici di questi anni sono viziati dal fatto che, insomma, non è stato finora fatta una valutazione seria sulle vere conseguenze, perfino di Chernobyl, quindi di un incidente colossale di 25 anni fa, perché è probabile che proprio gli isotopi che sono rimasti a lungo nelle catene alimentari hanno dato dei danni molto maggiori di quelli previsti e ufficializzati. Allora, per esempio, un aumento di leucemie, in particolare di leucemie infantili, dopo Chernobyl c'è stato, lo stiamo monitorando negli ultimi anni, probabilmente non c'è stato soltanto nelle zone vicine alla centrale, ma c'è stato in tutta Europa, per esempio in Grecia, ultimamente addirittura in Scozia. Ecco, per questo, per capire cosa significa quando una nube radioattiva si estende per migliaia di chilometri. Quello che sta succedendo in Giappone è questo: il cesio 137 è sicuramente uscito in quantità significativa. I dati, per esempio, sulle verdure a foglia larga in questi giorni sono circolati e sono dati ufficiali nei mercati del Giappone, quindi c'è sicuramente una contaminazione superiore a quella che alcuni cercano, insomma, in qualche modo ridimensionando i dati, di dire. Sicuramente un dato fortunato è che il vento ha aspirato da terra verso l'oceano, per cui, perché erano venti siberiani, venivano da nord-ovest, quindi verso sud-est, e ha portato una buona parte, si spera, almeno così sembra, di questi contaminanti radioattivi verso l'oceano, che non è che sia una notizia del tutto buona, perché probabilmente il plancton oceanico e quindi le catene alimentari ittiche sono state inquinate, però è sempre meglio che se il vento fosse andato verso la regione di Tokyo, dove abitano 35 milioni di persone. Ecco, questi sono i dati su cui dobbiamo ragionare. Per gli effetti sulla salute, mentre gli esposti direttamente a dosi massive di radiazioni, per esempio gli operatori che sono dovuti intervenire immediatamente sulla centrale per spegnere, eccetera, eccetera, questi hanno sicuramente avuto danni biologici significativi, quasi immediati, che si verificheranno nei prossimi giorni o mesi, al midollo e ad altri organi tessuti che sono immediatamente stati coinvolti dalle radiazioni. Per quanto concerne invece la popolazione, il discorso è estremamente diverso, nel senso che per quanto concerne lo iodio, i risultati, lo iodio 131, gli effetti si vedranno nei prossimi mesi o anni. Per quanto concerne gli altri radioisotopi, quelli come il cesio 137 o altri, dicevo, per esempio il plutonio, invece bisogna aspettare anni e non è detto che sarà facile. Dopodiché bisogna sperare che l'incidente rimanga nelle dimensioni già gravi, lo sottolineo perché qualcuno continua a negarlo, già gravi che finora abbiamo potuto capire, e che non avvenga di peggio, cioè che non ci sia la fusione definitiva del nucleo e quindi con emissione molto maggiore di sostanze radioattive, tanto più che pare che in una delle sezioni della centrale ci fossero anche scorie e quindi anche materiali ancora più pericolosi. Questo è grosso modo il quadro per come lo abbiamo potuto finora indurre dai dati ufficiali e ufficiosi. È reale il rischio che questa nuvola radioattiva arrivi veramente in Europa e quindi in Italia? Allora, ci sono proiezioni assolutamente discordanti. Attualmente ci sono delle proiezioni francesi, di alcuni siti francesi, che fanno vedere come
la nube radioattiva avrebbe già raggiunto abbondantemente l'America settentrionale e si starebbe addirittura propagando. Bisogna vedere in quale quantità, questo è il problema, perché è anche possibile che una parte di sostanze radioattive, di radioisotopi si siano diffuse in una parte notevole dell'atmosfera. Il problema è che è estremamente difficile sapere, capire e avere dei dati attendibili su quanto realmente si stia diffondendo. Certo, è possibile, secondo una di queste proiezioni di un ente abbastanza importante, addirittura starebbe dal 24 in poi, potrebbe arrivare sull'Europa almeno in parte lo iodio 131, che è uno di questi, insomma, che come abbiamo capito si diffonde immediatamente, è relativamente leggero, però è difficile perché appunto non abbiamo dati, tanto che in tutti gli Stati Uniti e in parte in Europa c'è un po' per ora la caccia a questo ioduro di potassio, che è praticamente dello iodio che può essere assunto per bocca e che andando a saturare i recettori della tiroide impedisce i danni maggiori da iodio 131. E su questo, insomma, io penso che in questo momento il limite potrebbe consigliare di acquistare dello iodio 131 prima che scompaia dal mercato e aspettare i prossimi giorni per capire se è necessario prenderne un pochino per cautela, ma in questo momento io non lo assumerei, ecco, direi.